Siamo qui, bentrovati. Dunque, il Foggia pare proprio non volersi fermare più, e questa evidentemente è una nota lieta. Se soltanto ci voltiamo un attimo indietro a vedere quello che era questa squadra, direi non più tardi, un mese e mezzo fa, insomma, di strada ne ha fatta parecchia. Ieri c'era l'intermezzo di Coppa, trasferta al Menti contro la Juve Stabia, lì già dove in campionato i rossoneri avevano impattato 1-1. È stata una gara dei due volti, primo tempo piuttosto sonnacchiosa, poi nella ripresa diverse opportunità da gol sia da una parte che dall'altra. Il Foggia ha retto, anche se insomma proprio sul filo del gong l'ex Maseri con quella traversa ha fatto tremare un po' Fabio Gallo, così come era accaduto già nella gara contro la Z Picerno nel primo turno allo Zaccheria. Non sono stati sufficienti 120 minuti per stabilire chi tra le due formazioni potesse accedere al terzo turno. Si è andati ai calci di rigore e così come accaduto proprio contro i Lucani, ancora una volta a venire alla ribalta è stato Joaquin Domingo Dalmasso, il più portierino argentino che l'anno scorso Zeman fece esordire in prima squadra, che adesso è stato avvicendato da Nobile, ma che quando viene chiamato in causa, a parte qualche rara eccezione, insomma si fa trovare sempre prontissimo. Ieri è stato protagonista perché ha parato uno dietro l'altro i due rigori della Juve Stabia che sono costati l'eliminazione. Si è imposto il Foggia 3-2 appunto ai rigori, e il Foggia adesso si regala nel terzo turno. Il prossimo 16 di novembre si giocherà allo Zaccheria il Crotone, sarà gara valida per l'accesso ai quarti di finale. Ieri Gallo ha ruotato diversi dei suoi effettivi, per una curiosa coincidenza ha lasciato inalterata soltanto la cerniera difensiva, Rizzo, Di Pasquale e Sciacca, probabilmente perché appunto voleva evitare di subire gol, perché subire gol poi forse avrebbe messo nella condizione il Foggia di dover rimontare ad un maggiore dispendio energetico in vista anche del prossimo match di campionato, quello di lunedì sera contro l'Avellino. Il dispendio c'è stato ugualmente perché, come dicevamo, insomma si è andati oltre i 120 minuti e si è dovuti giungere ai calci di rigore per stabilire chi fra le due squadre avesse titolo per giocare il terzo turno. Foggia dunque che resta in scia rispetto agli ultimi risultati positivi, è una striscia molto incoraggiante che conferma una volta di più la bontà del lavoro svolto dalla nuova area tecnica. È un Foggia insomma che si sta ritrovando sempre di più, è un Foggia che può guardare al futuro con rinnovato ottimismo, è una squadra però soprattutto riteniamo che se sarà puntellata, ritoccata adeguatamente a gennaio, è evidente che insomma ci sia bisogno di un paio di attaccanti, noi teniamo insomma attaccanti davvero degni di tal nome, allora perché no, lo sguardo lo si potrà alzare decisamente verso l'alto, ma questo è tutto un altro discorso. Godiamoci per il momento questo passaggio al turno successivo di Coppa Italia. Ciao.